salto avanti nel tempo, approdiamo così in frazione Baraggia, dove visitiamo il bel museo ferroviario, unico nel suo genere, per la qualità dei pezzi esposti e per la passione del gruppo di volontari che cura l'esposizione. Ci troviamo al Museo Ferroviario di Suno, è un piccolo museo storico che ha sede nella stazione del paese. La stazione era impresenziata da molti anni e abbiamo avuto l'idea di poter usufruire dei locali per poter esporre diversi cimeli raccolti nel tempo e poterli rendere fruibili da tutti, per poter raccontare quella che era la storia della ferrovia negli anni passati e anche fino ad arrivare ai giorni nostri. Cimeli, divise originali, ricostruzioni e modellini. Il museo propone un itinerario tematico in grado di soddisfare la curiosità degli appassionati e non solo. È un museo che racconta la storia della nostra linea, nonché la storia delle ferrovie italiane, anche guardando un po' qualcosa di estero. E principalmente la storia della nostra linea, della Novara Domodossola, che è molto importante sul territorio per quello che è stata l'economia del territorio e gli spostamenti, quando ancora non c'erano le corriere o l'utilizzo delle automobili. Il museo si compone di diverse sale tematiche, abbiamo una sala dove c'è quello che viene chiamato l'armamento, che è proprio la vera strada ferrata. Poi abbiamo un'altra sala molto bella dove ci sono la ricostruzione di una delle prime locomotive elettriche con tutti i suoi strumenti originali e uno scompartimento di terza classe. E nella sala qui dove ci troviamo invece abbiamo una vasta raccolta di cappelli e divise a partire dal Regno d'Italia fino a quelle odierne. Ci sono dei pezzi molto singolari, anche quasi unici, tra documenti, cappelle, divise e pezzi di locomotive. L'esposizione, inoltre, deve la sua completezza alla passione di un affiatato gruppo di volontari, a disposizione del visitatore, per visite guidate e per una collezione di aneddoti. Un'altra particolarità specifica e speciale di Suno.